Signori, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, prima di tutto ci tengo a scusarmi con chi mi segue su YouTube perché non ha trovato il video post partita dalla finale. Non è stata una scelta, perché se andate sul mio profilo TikTok il video c'è. Ho provato a ricaricare il video fatto su TikTok, cioè quindi lo stesso video, non come faccio sempre due video dove parlo sempre della partita o di altro o dello stesso argomento, però ne faccio sempre due diversi, che essenzialmente, ragazzi, non avevo voglia di fare due video due diversi. Cercate anche, cioè, credo di essere abbastanza giustificato da quel punto di vista. E però purtroppo YouTube mi continuava a dare errore nel caricamento. Ho provato a ricaricarlo 3-4 volte, poi a un certo punto sinceramente era già tardi e ho mollato il colpo. Però se volete il mio video post partita lo trovate su TikTok, dove ho fatto una live subito dopo la partita e poi il video, quindi le sensazioni post partita non positive ovviamente le trovate su TikTok. Chi vedrà questo video su YouTube, trovate il link in descrizione per andare sul mio profilo TikTok. Per quanto riguarda, ragazzi, la partita a due giorni a due giorni passati dalla partita, ovviamente la delusione sta un po' scemando, insomma sta un po' passando, anche se ovviamente è inevitabile che in questi giorni comunque si vedano ancora video spezzoni di azioni dell'Inter, in particolar modo le tre azioni clamorose che ha avuto l'Inter, una quella di Lautaro addirittura per passare in vantaggio, per provare a passare in vantaggio, e poi le due clamorose per pareggiare. Se non sto qui a rimarcare ancora, come sapete di che azioni sto parlando. Resta ancora comunque la delusione per comunque aver provato a pareggiarla, perlomeno a cercare di rimettere in piedi una partita per provare a portare ai supplementari. Non ci siamo riusciti, ma come ho detto nel video su TikTok, questo deve essere un punto di partenza. Doveva esserlo anche se avessimo vinto la Champions, doveva essere un punto di partenza. A maggior ragione, non avendola vinta, questa finale deve essere un punto di partenza, consapevoli del fatto che l'Inter e le squadre italiane in generale non arrivano in finale tutti gli anni. Quindi bisognerà rimettersi sotto e provare nelle prossime stagioni a provare a tornarci a giocarci una finale di Champions. L'Inter è innegabile, è stata brava nel superare il girone eliminatorio e fortunata, tra virgolette, nel trovare degli avversari alla propria altezza, insomma, diciamo così, alla propria portata, e quindi di giocarsela, diciamo, giocando con le partite che si partiva al 50%. Difficilmente finisci per il secondo anno di fila, noi lo ce lo auguriamo, in un lato del super girone eliminatorio. Tutto l'Inter dovrebbe essere in seconda fascia quest'anno, quindi sicuramente fa un passo in più nell'avere un girone un po' più comodo, tra virgolette, rispetto agli anni precedenti. Quindi non ti capita tutti gli anni di finire dalla parte, chiamiamola, giusta del tabellone. Ti può ricapitare, ma anche questo non è certo sinonimo di sicurezza del passaggio del turno, quindi comunque bisogna lavorarci. Ora bisogna chiaramente, ora abbiamo dei ragazzi, Di Marco, Barella, Bastoni, che andranno in nazionale, Acerbi, ora vedremo cosa succederà con Acerbi per quanto riguarda il mercato. Ovviamente per la stagione che ha fatto si merita ampiamente la riconferma, ovviamente non è che io mi aspetto che faccia un'altra stagione del genere, perché quest'anno già abbiamo fatto una stagione veramente eccellente, nessuno si aspettava una stagione del genere, però secondo me sicuramente si merita la riconferma. Poi del mercato sicuramente avremo di che parlarne. Piccola, ma veramente piccolissima parentesi, visto che molti ovviamente mi hanno girato video, sfottò, ci sta, per carità, in particolar modo non faccio i nomi perché non mi va di fare visualizzazioni, mi sono arrivati due video di due youtuber che tifano Milan,
uno che fa i video sempre in macchina, che fa fatica a parlare in italiano, e un altro che ha 60 anni, che si mette a sbocciare, a fare i clown. Due che se non fanno i clown su YouTube nessuno li guarda, parliamoci chiaro. Due che, a differenza mia, che cerco sempre di mantenere, tranne in rarissime occasioni, un certo tipo di comunicazione, un certo tipo di atteggiamento. C'è gente che può di fare visualizzazione e si mette a fare i clown come fanno questi due, e quindi hanno festeggiato come pazzi, ma questa è la sensazione, questa è la dimostrazione di quanta paura avessero che l'Inter avesse davvero la possibilità di vincere questa coppa. Perché se tu sei sicuro che se tu fossi sicuro che l'Inter veniva asfaltata, non esulti così. E invece l'esultanza, lo dico a tutti i tifosi dell'Inter che vedranno questo video, l'esultanza spropositata di questa gente qua dimostra di quanto avessero paura. È da lì che noi dobbiamo ripartire, ed è lì che la società deve, visto comunque la possibilità, maggiori possibilità economiche che abbiamo quest'anno, vedendo anche i bei soldoni che sono entrati, sentendo anche le parole di Zhang, che secondo me correttamente vuole riconfermare Lukaku, io sono contentissimo, perché Lukaku in Italia è un fattore, fa la differenza. L'anno prossimo, se Dio vuole, se non si rompe come è successo quest'anno, lo avremo a posto sin dall'inizio, e poi andare a puntellare la squadra, ma di questo poi ne parleremo. Quindi la squadra deve essere sicuramente rafforzata. Questa finale persa deve essere un punto di partenza, deve essere deve essere l'obiettivo ancora da qui alle prossime stagioni, chiaramente provando a non far passare di nuovo 13 anni per arrivarci in finale. Sappiamo, come ho detto, che arrivare in finale è complicato, il City ne ha fatte due in 3 anni, ma loro hanno ben altre possibilità economiche, sia per la proprietà ma sia per il campionato in cui giocano, dove chiaramente veramente vengono inondati di soldi, anche le neopromosse si permettono dei mercati che in Italia a volte anche le 4-5 squadre grosse in Italia si sognano. Per cui, signori, il discorso è molto semplice: testa alta comunque, anche se a me non piace rimarcare questo aspetto. Ai ragazzi vanno fatti i complimenti, su questo non si discute, però ecco, non rimarchiamo troppo il discorso a testa alta, lo sappiamo che partita abbiamo fatto, lo sappiamo quanto siamo stati bravi, però ecco, quando non si vince non rimarchiamo troppo questi aspetti, almeno per quanto mi riguarda, perché poi sono motivi di sfottò, sono motivi di presa per il culo. Noi lo sappiamo cosa ha fatto questa squadra, noi, che è quello che a loro deve interessare, noi sappiamo quanto siamo orgogliosi di questa squadra, e i complimenti altrui, onestamente, per quanto mi riguarda, a me non mi interessa. Ok, signori, quindi vi saluto, mi scuso ancora per chi mi segue su YouTube, ma ripeto, non è stata colpa mia, la volontà di caricare un video c'era, ripeto, non era un video apposta per YouTube, ma comunque la volontà di caricare un video c'era, purtroppo non so perché, ma ripeto, se volete lo trovate su TikTok. Vi saluto, ragazzi, buona giornata, e come sempre, mai, mai, come in questo caso, forza, forza, forza Inter.